Eccoci qui, buon God Day a tutti voi. Mi sto congelando, ma oggi devo cercare di fare più episodi possibile. E bentornati su Poppy Playtime. Spero che i primi due episodi siano usciti sul canale per quando vedete questo terzo episodio godoso. Non so quanto in realtà manchi alla fine di Poppy Playtime capitolo 1, perché so che il capitolo 1 dura molto di meno, quindi non so in realtà quanto manchi. E il fatto che Aki Wagi non ci sia mai comparsa davanti mi fa venire, come ho detto nello scorso episodio, un po' di strizzetta. Tra l'altro mi sono vestito anche un po' blu, quindi magari riesco a farmi un amico, ma sicuramente... Allora, cosa abbiamo capito fino adesso di Poppy Playtime? Primo, che la trama per adesso è fabbrica giocattoli strani, uccidono persone, che a quanto pare Elliot, il capo di questo posto, fondatore di questo posto incredibile, aveva conoscenze nel Godoverse, perché ha creato personaggi che sembrano veramente usciti dal Godoverse. E quando intendo Godoverse reference, ragazzi, una tigre, ape, gatto, se quella creatura non viene dal Godoverse, non so cosa sia. Altra cosa che abbiamo capito in questa serie è che io e gli enigmi non andiamo d'accordo. Infatti sono due episodi che io vi passo probabilmente la maggior parte del tempo e ve lo taglio. Non vi posso far vedere 25 minuti di io che provo a collegare tre Tesla, anzi due Tesla, penso che erano tre. Quindi ho fatto un po' di tagli incredibili, spero di farvi un episodio un pochino più stimolante. Speriamo in questo terzo episodio di non trovarci altri enigmi incredibili. E stavolta mi sa che a Kiwagi ce lo troviamo davanti, non si scappa. Ragazzi, carica partita. Vuoi caricare il tuo ultimo salvataggio? Sì, speriamo mi ha salvato da quando ho aperto la porta. Se mi vedete ovviamente sempre vestito uguale, perché sto registrando tutti gli episodi oggi. Quindi sì, non so se questo sarà l'ultimo episodio di oggi, ma fammi vedere un po' l'ora. Continuo a non usare le cuffiette perché sinceramente per adesso io sento bene. Ovviamente io non so se voi sentite bene, lo scoprirò solo in post produzione. In caso dal capitolo 2 metterò le cuffiette e magari voi sentite bene. Però ripeto, queste due cassette nuove che ho comprato con la videocamera nuova, mannaggia, mi fanno un ambiente audio incredibile. Tra l'altro qui, ripeto, la stanza non è insonorizzata per niente, però insomma, chiusa la porta. Vediamo un po', non si scappa. Allora, quello che volevo dire l'altra volta che mi sono scordato, a parte questi cosi, come ho detto nello scorso video, sembrano usciti ai Teletubbies, qui abbiamo letto tutto, sarebbe figa avere una cosa del genere qui nell'ufficio per creare oggetti del Godoverse, ragazzi. Non ho idea di cosa farei per avere una fabbrica di personaggi Godoverse, non ho idea. Comunque, questa tizia non sappiamo ancora chi è, io l'ho chiamata Aki Wagi femmina, però, perché sembra Aki Wagi femmina. Tra l'altro la musica è finita, adesso me lo ritrovo davanti. E che faccio qua, se me lo trovo davanti? Oddio, che brutto io. No, a papà, tipo qua. No, dai, apri. Maledizione. Per l'inferno. Dai, che me lo ritrovo davanti, sul palese. Madonna. Dai, un po' di coraggio. Mannaggia Eva. No, fratello. No. Le scale? Guarda che simpatico. Ciao, fratello. No. No, non so come. Non corre. Corri! No, CTRL! Non mi aiuto! Ragazzi, lo so, è umiliante per voi sentire un uomo godoso come me fare queste risate. No, sono finito qui sotto? No, quello che mi segue. No, mi segue. Scendi. Salta. No! No. Non mi corre questo stupido! Troppo presto per morire, manca la vaccinazione Undertale, troppo alza di determinazione. Allora, è stato divertente, lo ammetto, dai, è stato divertente. E ci sono quei due infami di Susa Schedro che ridono. Anzi, quasi, sai che vi dico? Dato che mi sono stancato delle loro risate, aspettate un attimo, scusate un attimo. E non c'entro niente, mi ha preso il camera e mi lascia stare il vostro Sius, lasciami stare. Non vogliono venire quei maledetti, vabbè, sono paura più loro di me. Allora, sono morto come un fagiano perché continuavo a premere CTRL invece che il cavolo di shift per correre, mannaggia me. Ok, adesso ci andiamo con un po' più di determinazione e godo. Stavolta si corre, bambino mio. CTRL, forza, passati, forza.
sto giro senza pietà. Via, via, via. Morto. Sono morto. Corri, mannaggia, non mi sono, corri. No, ti prego. Mi si è bloccato su qualche cosa, dai. Perché ha cambiato la scritta, no? Quarto tentativo. Allora, a suo giro senza pietà. A suo giro senza pietà. Allora, fino a qui ci siamo. Fino a qui secondo me ci siamo. Sono morto.
Dai! Oddio! No, ti prego! Oddio! Oddio! Mi sta venendo un dubbio. Se io non vedevo e non premevo istantaneamente questo su quella scatola, mi aggrediva? Ci sono morto almeno 5 volte e morivo alla fine. Ci sono due timing, secondo me, che ti fottono qua. Uno è quando ti inchini per entrare nel tubo successivo, l'altro è quando ti chiudono la porta in faccia davanti e tu devi farli per forza cucù, e poi la porta ti si apre. Se lì tu sbagli 2-3 secondi, nella parte dopo, che è la parte finale prima di venire qui, tu vieni rallentato dai rulli per terra. Quindi tu corri, tanto sei rallentato e hai quei 2 secondi di gap e lui ti ciula da dietro. Comunque ci siamo riusciti. Morte a Aghiwagi, penso sia morto. E tanto come sono appeso, sto volando. Vai, 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 vai. Ok. Quindi questo è un modo per farmi capire che mi sono perso due cassette. Mi sono perso la cassetta rosa e la cassetta arancione. Mannaggia. Freddo. Ok, abbiamo trovato il fiore. Ok. Però, allora, andiamo un attimo in deep. Perché Aghiwagi c'era con noi? Noi siamo un ex lavoratore. Quindi noi stiamo venendo a scoprire la verità di questo posto incredibile e Aghiwagi ci voleva ciulare fortissimo, anzi mangiare forse tutte e due. Quindi ce l'ha mandato qualcuno addosso o Aghiwagi? Non si sa. Ma perché quell'Aghiwagi se gli altri Aghiwagi no? Comunque, io credo sia morto perché ha dato due testate. Vabbè, ma possono morire sti cosi? Boh. Maledetto Aghiwagi. Altro che abbracci abbracciosi. Maledetto Aghiwagi. Dammi un posto fiore, va? Non so quanto manchi alla fine in realtà, che è qualcosa. Pensa se lo potevi menare in soddisfazione quel coso. Vabbè, penso che non gli facevi niente. Io continuo a premere shift, ragazzi. Vabbè, ciao. Ma lo vedo il cadavere? No, è caduto nell'abisso infernale. Caduto nell'abisso di Manus. Ok. Cassetta nera. Ok. C'è un qualcosa? No. Oh, che fortuna. Ok. Vabbè, questa era facile, però a me mi rode fortissimo per l'arancione e la rosa, eh? Mannaggia, miseria. Perché la cassetta verde ci diceva di non entrare, giusto? All'inizio, nel primo episodio, la cassetta verde ci diceva che non dovevamo entrare e se entravamo erano conseguenze nostre, va bene. Ed era fatta da una guardia. Poi c'era quell'arancione che non l'abbiamo trovato. Non abbiamo trovato la rosa. E questa è la quarta cassetta, la grigia. Ok. Final line. In relation, experiment. Ho nominato Manus. 006, the prototype. Coordination and cooperation. 006, the prototype. As well as the skill set of all others. Non si sente niente, non ci sono neanche sottotitoli. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making stavo provazzando. So that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure. Quindi sto coso orribile che alzi questa mano brutta si chiama The Prototype ed è scappata. Non sono riuscito a controllarla. È morto. Ok, l'avrà ammazzata questa specie di mano. Tra l'altro non so se c'è un collegamento di lore al fatto che in questa fabbrica si usavano le mani per grabbare cose e quello al simbolo di una mano brutta scheletrica. Niente, quindi c'è il The Prototype in giro pure, vabbè. Comunque è un bel posto per venire in vacanza, $4.99. Ci mando ok, qua ci sono giocattoli appesi. Bene. E poi perché hanno il sangue sti cosi? Mi informerò pure sui sottotitoli. In caso ce lo rigiochiamo. No, show. Cerca il fiore. Vabbè, andiamo. Senti, vado fino a mo. Senti, forza su. Scusami, qui c'è l'abisso infernale. C'è Manus da qualche parte. C'è una Chandra che mi guarda. Tutta nebbia. Morti, pupazzi morti. Un fiore. E qui dentro sembra di entrare dentro la casa di uno. Va bene. Buongiorno. Che il godo sia con voi, eh. Io continuo a correre, ma non mi corre, eh. Ma perché non mi corre? Ma ha paura.
Ok, un carry-on. Fa una confusione coi tasti, ragazzi, lasciate perdere. Come si vede, ragazzi, che tanti anni che gioco alle console e sono tornato a essere finalmente un PC gamer. Vabbè, di questo vi racconterò un'altra volta, magari. Posso aprire? Niente. Sembra una Monster & Co. La porta dietro la porta. Ok. Bruda il naso tantissimo, scusate. Vabbè. Non fate domande, ragazzi, perché tocco tutto. Ok. Buongiorno. Oh, abbiamo trovato Poppy. Stellina, buongiorno. Sai che c'è un brutto coso azzurro che mi seguiva? Ma poi perché è tenuta qui sta bambola? La coperta. Vabbè. Buongiorno. Demoniata pure lei. Che ha detto? Che ha detto? Hai aperto la mia... scatola. Hai finito? Ok. Vai, dai, 3 episodi, non è male. Ovviamente ho già comprato il capitolo 2, tranquilli. E a questo punto io ho praticamente fatto tutto il chapter 1 oggi. È tardissimo, non lasciate, devo pure pranzare. A me è piaciuto tantissimo, ripeto. Breve ma intenso. Per carità, non è lunghissimo, ma rende tantissimo. L'atmosfera c'è, Akiwagi è terrificante, hanno venduto miliardi di peluche di Akiwagi che ci possono campare, penso, per tutta la vita. E niente, finisce così. C'è qualche scena post-credit? Tipo Marvel? No. Ok, quindi adesso vado su Gioca. Oh, allora, no, voglio capire, dove sono i sottotitoli? Allora. Io non posso vedere gli altri 2 episodi. Se scopro che c'era questa spuntina qua, io non l'ho messa per 3 episodi. Vabbè, c'erano i sottotitoli. Pareva impossibile non c'erano i sottotitoli. Quindi adesso possiamo fare il capitolo 2. Una stretta entrata. Non so che dire, sinceramente. A me è piaciuto tantissimo. Ripeto, è breve, intenso, ti mette nel mood. La trama per adesso ti fa capire qualche cosa, cioè che di fatto questo è un visionario, questa fabbrica con questi giocattoli assurdi che però di fatto mi sembra che ammazzano le persone, non si sa che fine hanno fatto tutti quanti, questo coso brutto ci seguiva, Akiwagi, guarda che c'ha pure il fiocchetto sto fanno. Ragazzi, io non so che dire, farò sicuramente un quarto episodio, non oggi perché oggi è tardissimo, sono veramente off orario, pensate che devo registrare oggi pure un episodio di 4 chiacchiere di Godo, ma non ci riuscirò a farlo perché oggi ho fatto full gameplay, però sono contento, sicuramente farò un quarto episodio a questo punto, prima di entrare nel capitolo 2 con quell'altra cultiva rosa. Vi dico solo che su Twitter io mi sono spoilerato il nome appunto di quella creatura che tipo si chiede a spiegare Mammy Long Legs, e voi direte come te lo sei spoilerato, semplice, era in una fan art in stile 34. E direi che ci possiamo fermare su questo argomento. Beh, spero che questo primo capitolo vi sia piaciuto. Mi sono divertito veramente un mondo. Scusate per le urla non godose. Voi non avete idea di quanto io sia felice. Voi non lo potete capire perché sono riuscito a costruire finalmente l'angolo gaming. Che è una cosa che ho sempre voluto avere. E grazie a questo riuscirò ad avere più ritmo anche nell'altra postazione. Cioè la postazione di video, di intrattenimento. Quindi l'equilibrio si creerà. Ragazzi, sono veramente euforico, di godo. E niente, ci vediamo la prossima settimana con tanti nuovi video, quindi che il godo sia con voi, alla prossima.